Ciao ragazzi, io sono Red e siamo finalmente tornati con un altro video in quarantena. Sono molto contento che gli ultimi due vi siano piaciuti così tanto. Abbiamo ricevuto un sacco di feedback che ci ha fatto molto piacere. Continuate a darci questo genere di conforto appunto nei commenti, nelle visualizzazioni, nei mi piace, perché ci sprona a fare contenuti sempre migliori. Come avete letto dal titolo, oggi vi mostrerò un paio di modi per allenarsi in casa e tenersi in allenamento in modo tale che quando finalmente tutto riaprirà e potremo uscire fuori in questo bellissimo sole col vento che muove le frasche sarete pronti a tornare in campo al 100%. Sigla che poi partiamo. Suddivideremo il video in tre parti. Nella prima vi farò vedere un paio di tecniche per tenersi in allenamento fisico in casa, ovviamente con l'utilizzo e l'implemento anche di fucili e armi. La seconda parte del video invece si concentra di più sull'utilizzo dell'arma, quindi del vostro fucile da soft air o pistola, in modo tale che non perdiate la dimestichezza appunto nell'utilizzarlo. Infine, l'ultima parte del video è più improntata sull'utilizzo del materiale tattico e del materiale che dobbiamo utilizzare all'interno del mondo del soft air e come non perdere la mano e l'abitudine a utilizzarlo e magari anzi potenziarla un pochino. Faccio un piccolo disclaimer, vi andrò a mostrare delle cose che io faccio per tenere il mio corpo in allenamento e che non consiglio di fare a tutti voi, perché non ho idea delle vostre condizioni fisiche, preparazione, atletica o altro. Ognuno di voi può avere delle caratteristiche fisiche e non che potrebbero appunto andare a cozzare con quello che vi mostro io. In poche parole, guardate se volete copiare gli esercizi che faccio, ma secondo delle vostre possibilità fisiche capiate se è il caso o no di farle, così che poi non mi veniate a scrivere nei commenti mi sono rotto il prepuzio, come faccio? Quando parliamo di fisico e parliamo di preparazione atletica all'interno del soft air, trovo che ci siano tre campi principali che vanno coperti. Il primo è la resistenza, quindi la stamina, quanto potete stare sotto sforzo senza essere sfiancati. Il secondo punto invece è la forza, ovvero quanto veloce riuscite a sollevare il fucile, quanto veloce riuscite a rimanere in puntamento col fucile, con la pistola, quanto lontano riuscite a tirare la granata, eccetera eccetera eccetera. Il terzo e ultimo punto invece sono i riflessi, ovvero quanto siete veloci a girarvi e reagire a uno stimolo all'interno del campo. Partendo dal più semplice, per allenare la resistenza fisica, beh, in casa è molto semplice, vi basterà fare un paio di quegli esercizi che si vedono in ogni film di allenamento dei Marines americani mai visto, ovvero i jumping jacks, che voi intanto state guardando performati da appunto il mio alter ego. Il mio consiglio è quindi fare una buona serie di jumping jacks, quindi questi salti in alto con flessione per rispingersi su. Ah, cazzo! Ecco perché non si devono fare con le ciabatte. E poi dopo imbracciare il fucile e rimanere fermi col fucile in mano e vedere per quanto tempo riuscite a restarci. Questo non solo vi aiuterà ovviamente a implementare la funzione polmonare del vostro corpo, per così dire, ma anche nel momento nel quale sarete in puntamento col fucile a tenere sotto controllo il vostro respiro, in quanto col fiatone, come ben sapete se avete giocato a soft air per abbastanza tempo, è veramente difficile tenere sia il fucile fermo ma anche la mira stabile. A questo proposito aggiungo inoltre che c'è un piccolo esercizio di respirazione che io vi consiglio di cominciare a fare per spezzare il fiato. Tradotto, quando avete finito di fare questi jumping jacks e avete il fucile puntato e ovviamente avrete il fiatone, stando col fucile puntato, tirate dentro l'aria per 2 secondi, vi fermate, quindi non buttate fuori e non respirate per altri 2 secondi e buttate fuori per 2 secondi e ripetete questa cosa per 3-4 cicli, dipende da persona a persona. Questo vi aiuterà a diminuire lo stress e anche il ritmo cardiaco in modo tale che calmandovi riuscirete a respirare un pochino più con calma e rimanere un pochino più stabili. Vi consiglio di provarlo, io credo fosse una grandissima boiata, invece un pochino, visto che la differenza lo fa. Un'altra cosa molto utile da fare è restare in puntamento per lunghi periodi di tempo, magari cambiando spalla con un cronometro o qualcosa per abituare il vostro corpo a tenere su il fucile. Un'altra cosa molto utile è ovviamente, visto che nel soft air usiamo molto i muscoli delle braccia e della schiena, fare esercizi come le flessioni o fare esercizi
in cui allenate un minimo le braccia, che ce ne sono una miriade da fare in casa che io non vi consiglierò perché non voglio entrare nell'ambito, vi aiuterà sicuramente a migliorare la vostra performance all'interno del software. Un esercizio banale che potete fare anche a casa senza niente è trovare qualcosa di pesante, che può essere una cassa dell'acqua o il vostro fucile, e tenerlo in alto con le braccia protese ovviamente in avanti in questa maniera. Questo vi aiuterà ovviamente a potenziare i muscoli, non crediate di diventare Arnold Schwarzenegger, però abituerà, soprattutto se non fate palestra, non fate nessuno sport, a migliorare la vostra prestazione ovviamente fisica. Finito di migliorare il vostro fisico e la vostra forza bruta, direi che è ora di passare invece allo strumento appunto che vi serve per giocare, sia questo pistola o fucile. Vi mostro adesso direttamente da in piedi, così viene un pochino più semplice anche seguire il mio discorso, come potete migliorare nell'utilizzo di questi due strumenti essenziali. Minchia, Piero Angela, Fiero Angela! Mi dispiace se l'inquadratura non è delle migliori, se la location non è incredibile come siete abituati. Al solito purtroppo sto girando, come avete visto, in casa, siamo nella mia cucina, prima stavo girando lì, e l'unico punto della casa con abbastanza luce è senza cazzate attaccate sui muri. Fatevelo andare bene, vi chiedo scusa, vi giuro che finita sta quarantena comincerò e dedicherò una stanza di casa mia a girare i video in casa. Così avrete vlog settimanale ogni giorno, che poi se è settimanale non può essere ogni giorno. Comunque basta cazzate, passiamo all'allenamento. Quello che vi servirà è questo, un fucile, il vostro fucile, sia un M4, una carabina, un quel cazzo che è, non importa, e una cinghia. Lo infilate ovviamente in questa maniera e così avete il fucile. Questo è essenziale per fare ovviamente questo esercizio. Altra cosa essenziale è un moto. Avere montato sul fucile o le tacche di mira, che come vedete qui non ci sono, oppure il mirino, che ovviamente qui c'è. La seconda cosa che dovete fare è accendere il mirino o tirare su le vostre tacche di mira e poi ripeterete questo movimento, che adesso vi farò vedere, in ripetizione finché non vi verrà alla perfezione. Avete presente tipo Karate Kid che togli la cera, metti la cera per 250.000 volte al giorno? Stessa identica cosa, stesso identico concetto. Imbracciate il fucile come siete soliti imbracciarlo e andate in puntamento. Quando andate in puntamento dovete essere sicuri, ovviamente all'interno delle vostre possibilità, di trovare il prima possibile il pallino rosso o l'allineamento delle tacche di mira. Questo lo ripeterete più e più volte fin quanto non vi verrà naturale in questa posizione. Altra cosa importante che vedo fare sempre: quando si mira con i dot, quindi con i pallini rossi o con i sistemi optoelettronici di puntamento, si dovrebbe tenere, come vedete, due occhi aperti, sia questo che questo. Perché questo? C'è bellissimo, è rappresentato in maniera perfetta in American Sniper. Se tenete due occhi aperti, il vostro campo visivo aumenta, quindi al posto di vedere solamente da qui a qui, se tengo un occhio chiuso, vedo anche tutta questa parte. Questo mi permette, soprattutto nel software dove dobbiamo stare attenti a 250 angoli, punti e spazi diversi, di vedere e avere una percezione visiva del campo migliore, ovviamente, più ampia. Quindi quando andate in puntamento cercate di tenere entrambi gli occhi aperti. Da subito risulterà un pochino difficile, il mio consiglio è chiudete un occhio, trovate il pallino rosso e lo riaprite, ok? Quindi occhio chiuso, su, l'ho trovato, lo apro, ok? Una volta che vi sarete abituati a farlo con l'occhio aperto, vi assicuro ci vorrà veramente poco, diventerà naturale andare in puntamento con un occhio e basta. Io riesco a trovarlo subito, appena tiro su, anche quando faccio così, perché ovviamente questo è uno dei fucili che ho usato di più, quindi ci sono abbastanza abituato. Importante è ovviamente non muoverlo più, una volta che l'avete sistemato, lo tenete lì così vi abituate, anche il calcio, ricordatevi in quale posizione è stato messo, così che il vostro corpo poi si abitua che quando lo tirate su lo trovate subito. È memoria muscolare, cioè più lo fate, ok, più vi viene naturale trovarlo subito, ok? Questo esercizio poi sarebbe opportuno farlo non solo con la destra, adesso dovrei girare questo ma non ne ho voglia, ma anche con la sinistra. Io con la sinistra faccio cagare, perché non mi alleno mai, infatti sto approfittando la quarantena per allenarmi. È importante allenarsi con entrambe le braccia perché, come sapete, soprattutto in campi dove ci si allena per il CQBD, quindi Close Quarter Battle, e spazi chiusi, urbani e il resto, bisognerebbe girare gli angoli mostrando meno parti del proprio corpo possibile. Ovviamente se io ho un angolo qui posso girarlo così e faccio vedere veramente poco del mio corpo.
Se però l'angolo è di qui e devo girarlo con la destra, esce tutta la mia parte sinistra del corpo e poi il fucile, quindi metto a repentaglio, rischio di essere colpito più facilmente. Ancora stanco dai jumping jacks. Quindi questo è uno dei primi esercizi, vi aiuta ovviamente a prendere dimestichezza con la vostra arma e ovviamente ad essere molto più veloci ad andare in puntamento, ovvero se io devo tirare sul fucile e mi viene sul fucile che ovviamente ci mette tanto perché sono stanco, le braccia stanche, e poi devo anche star lì a cercare dove cazzo è finito, chiudo un occhio, lo apro, faccio del casino, perdo del tempo prezioso e magari vengo colpito. Queste sono due delle cose che io ritengo più importanti all'interno del soft air. Caratteristiche fisiche non che potrebbero appunto andare a cozzare con quello che vi mostro io, quindi insomma attaccatevi al cazzo.